da quanto qualcuno pensa, l'ospedale sapeva e ha tenuto nascosto il più possibile. Io so da mia mamma, da quello che mi diceva lei, che le persone hanno iniziato a dimetterle una dietro l'altra, senza tamponi. Anche la signora che era nel letto in parto a lei è stata mandata a casa senza tampone. Qualcuno qualcosa sapeva già all'epoca. Mia mamma il 18 di febbraio ad Alzano per fare qualche radioterapia e poi lasciavano venire a casa e avrebbe ricominciato il ciclo di chemioterapia. E dopo qualche giorno mi hanno contattato che insomma lei aveva avuto una polmonite e dopo la polmonite mi avevano fatto il tampone e aveva il virus. Cioè, quindi mi hanno contattato quando ormai stava iniziando a peggiorare e l'infermiera mi aveva detto di chiamare il giorno dopo, che comunque mia mamma era stabile, sedata e stabile. E dopo un paio d'ore mi ha chiamato una dottoressa a dirmi che era morta. Io l'ho vista il 18 di febbraio e poi non l'ho più vista. Quanti anni aveva tua madre? 55, con un figlio di 14, il più piccolo ha 14 anni. Prima della prima volta che è andata in ospedale, lei non aveva sintomi? No, 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 no. No, perché comunque vive con mia nonna di 82 anni, con mio fratello di 14 e con mio zio. Non abbiamo avuto mai niente, nessuno. È una cosa che mi diceva lei, perché lei comunque era isolata in una stanza da sola, quindi non usciva. Se dal 23 non è più entrato nessun parente, l'ha preso da qualche infermiera per forza. Il 3 di febbraio era arrivato l'esito di quel signore che era ricoverato da 10 giorni in medicina. Poi gli hanno fatto il tampone che era positivo. Quel signore era ricoverato già da quasi 10 giorni in medicina. Quindi sono entrati e usciti i parenti. Le mascherine prima non le usavano perché non ho mai visto infermieri girare con le mascherine. L'ospedale è stato chiuso e alle 10 la sera ha riaperto. Quelli che potevano mandare a casa li hanno mandati a casa, però tutti così, senza avvertire nessuno e senza fare tamponi. Quindi c'erano parenti che sono entrati, sono usciti, chi era lì a assistere i malati. Siamo entrati e usciti, posso dire ci è andata bene, perché comunque avevo dietro un bambino di 6 mesi e nessuno ci ha fermato quella domenica 23. I parenti li avevano già fatti uscire, quindi sapevano, se fanno uscire i parenti, loro sapevano già che c'era questo problema, però non ci ha fermato nessuno. Io sono entrata con un passeggino, con un bambino di 6 mesi, ho preso l'ascensore e sono arrivata fino al reparto. E gli infermieri ci hanno visto e dietro di noi arrivava sempre un'altra coppia, sempre col passeggino, ma nessuno ci ha detto è meglio che uscite o non ci ha fermato nessuno. Da quanto qualcuno pensa, l'ospedale sapeva e ha tenuto nascosto il più possibile. Io so da mia mamma, da quello che mi diceva lei, che le persone hanno iniziato a dimetterle una dietro l'altra, senza tamponi. Anche la signora che era nel letto in parto a lei è stata mandata a casa senza tampone. Qualcuno qualcosa sapeva già all'epoca. Io sicuramente non incolpo i medici, perché i medici sono ancora lì in prima linea a aiutare i malati, però c'è qualcuno che comanda lì e c'è qualcuno che ha deciso di riaprire l'ospedale alle 10 la sera senza sanificare il pronto soccorso. Cioè, ci sarà una persona che decide queste cose, o che decide le dimissioni, o che ha deciso di dimettere le persone così, senza tamponi e senza avvertire i parenti di quello che stava succedendo, insomma.